Laudetur Jesus Christus. Carissimi figlioli presenti oggi a Piccola Nazareth e quanti ci seguite attraverso Radio Domina, si direbbe che questo vento impetuoso, improvviso, voglia quasi quasi ricordarci l'avvenimento della Pentecoste. Deve essere andato più o meno così, forse naturalmente in modo anche più intenso, ma questo vento improvviso, prima della messa, è arrivato e deve essere stato quello che in qualche modo gli apostoli nel cenacolo hanno vissuto. Siamo nella settimana dell'ottava di Pentecoste, come se fosse un solo giorno, fino a sabato, da ieri, dall'altro ieri sabato a sabato prossimo. La Chiesa nella tradizione vuole che sia considerato come un unico giorno, perché è così importante la festa di Pentecoste che, come sapete, come vi ho detto, è una delle tre solennità maggiori di tutto l'anno liturgico, insieme al Natale, insieme alla Pasqua e appunto l'irruzione, il dono dello Spirito Santo. E in questa festa in cui noi siamo avvolti, mentre sostiamo nel cenacolo per rivivere il prodigio delle lingue di fuoco che scendono sugli apostoli, oggi 24 maggio ricordiamo anche la festa di Maria Ausiliatrice, il titolo con cui tanto San Giovanni Bosco amava chiamare la Madonna, invocarla, cercarla e chiedere il suo aiuto. Sono almeno tre le cose che vorrei dire di questa festa. La prima, San Giovanni Bosco a 9 anni riceve l'investitura missionaria di una missione che gli costerà tante sofferenze, di una missione che gli costerà tante prove, perché quando un'opera viene da Dio produce sempre tanti travagli. Voi sapete che il giorno 31 maggio daremo inizio all'adorazione eucaristica notturna, vedrete quanti disagi, quanti guasti tecnici, quanti problemi, dove ci avventuriamo, ecco che abbiamo, come vedete molto bene, le prove che Dio permette per far capire proprio alle anime sagge che, come Gesù è stato tanto ostacolato sulla terra, lui che era il Messia Redentore, così tutte le opere di Dio conoscono questi travagli. Allora San Giovanni Bosco ha conosciuto una missione per certi versi anche proibitiva, e che cosa ha fatto Gesù a 9 anni? Gli appare, gli mostra, vi ricordate, le belve che si sbranano tra di loro, e Gesù dice a Giovannino, Giovannino lo chiama come lo chiamava sua mamma, Giovannino, converti queste belve in agnelli. Questa è stata la missione. Vedete che il Signore, come si vede anche nel libro dell'Apocalisse, parla per simboli, parla per immagini, vero? E così tutti possono capire anche, no? Non sono i concetti che tante volte facciamo fatica a capire, ma le immagini invece. E Giovannino si rende subito conto che è un problema quella missione lì. E allora si scoraggia subito, sente nel suo cuore che quello che gli viene chiesto non è semplice. E Gesù gli dice, quando Giovannino fa presente, ma come farò? È proprio come la storia della vocazione dei profeti, Isaia, Geremia. Ma come farò io? E qui Gesù lo invita a guardare alla sua destra, e alla sua destra c'è la Madonna, sorridente, che guarda Giovannino con tanto amore. E Gesù dice, rivolgiti a mia madre, a colei che tua mamma ti ha invitato a pregare 3 volte al giorno. È un'investitura, è Gesù che porta Maria. E dicevo oggi, stamane, ecco il primo messaggio della festa di Maria Ausiliatrice in quest'ottava della Pentecoste. Facciamoci portare da Gesù a Maria. Gesù ha amato tanto sua madre e può mettere nel nostro cuore l'amore per Maria. È un amore che ti può ferire per tutta la vita. E quando tu, come Giovanni Bosco, che è certamente stato ferito dall'amore di Maria, porti questa ferita d'amore, non è un coso mistico, è perché le cose mistiche, è meglio stare attenti, non è un coso mistico, è perché te quando vedi la Madonna la ami, la invochi, la cerchi, capito? È proprio Gesù che ti ha messo nel cuore l'amore per Maria, e gli altri non lo possono capire, perché viene da Gesù questo amore che lui ha
per la Madonna talvolta, talora, lo trasmette all'infedele. Era questo il primo messaggio che volevo sottolineare dell'Ausiliatrice, la festa di oggi. Il secondo, San Giovanni Bosco ha scelto questo titolo di Ausiliatrice, no? Come io ho scelto qui per il nostro cammino, per questo tempo, il titolo di Domina, Domina Nostra. Non è che l'appellativo è privo di significato, tant'è che quando la Madonna chiede a San Giovanni Bosco di costruirgli la basilica all'Ausiliatrice, il sindaco, guardate che il diavolo è tremendo, oggi ho avuto esperienza di quello, poi vi racconterò con più calma, veramente il diavolo è tremendo, il sindaco lo chiama e dice: ho saputo che lei Don Bosco vuole costruire un santuario, lo prendevano per matto, La curia di Torino mandò due monsignori in carrozza a prelevarlo per ordine del cardinale arcivescovo Castaldi per portarlo in manicomio. Lui ha capito tutto, sono scesi i monsignori che hanno detto: prego Don Bosco salga che il vescovo le vuole parlare, era tutto pronto per fargli il TSO del tempo. E Don Bosco che fa? Dice: non salirei mai, monsignori e reverendissimi, sempre dopo di voi. Sapete come succede, gli uomini di governo gli piacciono queste cose, quindi salgono per primi. Don Bosco aspetta che il secondo sia già salito, chiude di botto il portello della carrozza e dice al cocchiere: cocchiere, al manicomio, per dire come. E quello è partito, per portare i due monsignori al manicomio, capito? Stiano attenti su queste cose qui. Cocchiere, al manicomio. E quello è partito, è andato proprio al manicomio con quelli che... Perché lui gli ha chiuso la sicura dall'esterno, perché talvolta si può chiudere dall'esterno, e quelli non riuscivano ad aprire. Allora, Don Bosco è andato dal sindaco e ha detto: Don Bosco, ho saputo che lei vuole costruire un santuario alla Madonna, no? Sì, sì, guardi, ho saputo anche la cifra, perché Don Bosco ha avuto il sogno nel 1845, ha cominciato a costruirla, quindi anche noi dobbiamo avere pazienza per le opere di Maria, soltanto nel 1000, ha cominciato solo nel 1862. Natuzza da piccola, la Madonna le dice, quando era piccola, mi costruirai qui un santuario. Ha passato tutta la vita, dice: Natuzza mia, da quando ne costruì questa chiesa? E finalmente, quando ormai era anziana, la Madonna ha detto: adesso è venuto il momento. E tutti sti anni passarono, Natuzza si stupiva, no? Perché era come una bambina, e la Madonna gli risponde, ma i tempi di Dio non sono i tempi del mondo, ecco. E allora Don Bosco gli dice, il sindaco, sa quella cifra che deve dargli, e se lui dice: guardi, diamo tutto noi. Don Bosco rimane interdetto, senza parole, perché la cifra che il sindaco di Torino esibiva era esattamente quella per costruire il santuario. Lui, Don Bosco, si siede, sente un po' male, però sapete come funziona, accetta la proposta. Dopo che legge tutto, dice: siamo pronti a firmare. Don Bosco, sì eccellenza, guardi, soltanto un dettaglio, e avevamo pensato, anzi abbiamo stabilito, guardate il diavolo, che la basilica non sarà dedicata all'Ausiliatrice, ma alla Regina della Pace. Ora, può sembrare una cosa da niente, vero? Ma quello è il diavolo, perché il diavolo fronteggia Maria, la dice l'Apocalisse, insegue la donna, vi ricordate? La donna viene rapita da Dio, il diavolo è lì che le va dietro, perché il diavolo si sarebbe accontentato anche solo di cambiare il nome. Guardate che funziona così col demonio, lui studia l'opera di Dio e fa di tutto per sovvertirla. Don Bosco dice: guardi eccellenza, si tenga pure, anzi il Voidava, guardate, tenetevi pure il vostro denaro, perché la basilica, e non avete idea quante prove ha incontrato Don Bosco per dedicare questa bellissima basilica che c'è oggi a Torino, lì a Valdocco, accanto all'oratorio iniziale. Pensate, allora poi dopo questa, volete saperne un'altra? Così prendiamo coraggio anche qui a piccolo, un'altra la volete sapere? Bene, allora Don Bosco sogna la Madonna, che gli indica proprio il perimetro dove deve costruire, Allora lui chiama gli architetti e gli imprenditori dell'epoca e indica il posto. Sì, sì, va bene Don Bosco, va bene, facciamo una, come si chiama, una perizia, uno studio, e poi avviamo. Ma sti lavori non iniziavano mai, E Don Bosco si innervosisce a un certo punto e chiama l'architetto, chiama l'imprenditore dell'epoca chiedendo: ma perché questa roba qui non viene fuori?
risposta dell'architetto. Don Bosco, guardi, ci eravamo scordati di dirle che abbiamo spostato... guardate il diavolo, prima non si doveva chiamare ausiliatrice la basilica, poi la Madonna aveva indicato il posto e questi hanno spostato il perimetro. Don Bosco va su tutte le furie questa volta, dice: ma come vi siete permessi? Ma perché avete spostato? Risposta: è perché il terreno lì dove lei ci ha indicato, lei che non è esperto, perché poi funziona sempre così, no? Lei non è esperto, non se ne intende, è franoso, è così. Guardate, ha detto Don Bosco, la basilica si costruisce dove è stato detto. Scavate e capirete perché. Ha scavato, la Madonna aveva detto a Don Bosco che voleva una basilica costruita sul sangue dei martiri. E hanno trovato che c'era appunto una sorta di necropoli cristiana. Torino, anch'essa era una città dell'impero romano, e hanno trovato quello che hanno trovato, per dirvi. Ecco, e non vi dico tutto il resto della fatica che Don Bosco ha messa, però finalmente hanno costruito questa basilica alla Madonna Ausiliatrice. E finalmente Don Bosco ha scelto l'immagine, la scelta con lo scettro in mano, lo scettro del comando. Se voi andate a guardare, non voglio suggestionarvi, l'incoronazione di Napoleone o altre opere, diciamo, altri dipinti su Napoleone, no? Tiene quasi sempre uno scettro con l'aquila che sormonta questo scettro del comando. Ecco, la Madonna ha lo scettro, è lei Napoleone, è lei la condottiera, è lei la guida. E Don Bosco, ed era la terza cosa che volevo dire, non ha scelto per caso questo titolo, vedeva i nostri tempi. Forse stamattina è sfuggito un passaggio che invece per me è importante sottolineare. Don Bosco ha scritto tanto, era uno che scrivendo non si accorgeva di essere profetico, cioè scriveva i libri e molte volte annunciava nel suo cuore, sentiva di dover scrivere cose che di lì a qualche tempo si sono verificate. Don Bosco prende di mira l'Islam, Don Bosco prende di mira la massoneria, Don Bosco prende di mira la mondanità, Don Bosco prende di mira la costruzione di una chiesa senza più Gesù Cristo, il culto mariano. Sta parlando dei nostri tempi o no? E io quando ho saputo quello sono andato in giro per tutta Italia a cercare i libri di Don Bosco dai salesiani, e i salesiani sono i primi che non li pubblicano quei libri perché sono... non sono politically correct, è un Don Bosco vero di cui però si vergogna. C'è il sogno, come sapete, della barca di Pietro con le due colonne bianche che sono l'Immacolata e Gesù Sacramentato, e il Papa che è il nocchiero. Ma in quei testi Don Bosco fa intendere perché lei c'ha lo scettro, perché ha il bastone del comando, perché Don Bosco aveva capito, sapendo che la Madonna era apparsa a Rue du Bac a Parigi qualche anno prima, 1830, e sapendo che la Madonna era apparsa alla Salette nel 1846, e poi aveva sentito parlare delle apparizioni a Lourdes, Don Bosco ha capito che erano arrivati i tempi di Maria, lo ha percepito, avrà avuto una luce interiore, e allora ha scelto Maria che comanda. E così io vorrei dire che noi oggi siamo in festa, noi del piccolo Gesù, perché scusate, che differenza c'è tra l'ausiliatrice e la Domina nostra? Capito? Anche lei è incoronata come la Madonna, ausiliatrice, anche lei tiene il bambino Gesù con delle mani forti, ma guardiamola, Domina nostra, com'è così solenne. È una regina solenne, è un'imperatrice che ostende il figlio re. E così Don Bosco è andato avanti. Quando è arrivato alla fine dei suoi giorni, un giorno lo chiamavano papà, ve l'ho detto stamattina, e chiedono a Don Bosco: Don Bosco, come avete fatto ad andare avanti? Ah, ecco, lui diceva sempre, ha fatto tutto lei. Ma c'è un santo che non abbia detto così? Padre Pio cosa ha detto? Padre Pio, quando ormai sono state tra le ultime sue parole, c'era il raduno dei gruppi di preghiera Padre Pio a San Giovanni Rotondo nel settembre del 68, per i 50 anni delle stigmate, e poi Padre Pio sarebbe morto. Gli hanno chiesto con un filo di voce, lui ha risposto di dare una dichiarazione: amate e fate amare la Madonna, pregate e fate pregare il Santo Rosario. Don Bosco ha iniziato con un fanciullo che ha trovato per strada, che gli ha chiesto un po' di mangiare.
Don Bosco ha capito che doveva iniziare quell'opera con questo fanciullo, però nel film purtroppo questo mi pare che non si veda. Don Bosco dice: ma prima diciamo insieme un'Ave Maria. Cioè Don Bosco riferiva tutto alla Madonna, e gli hanno fatto attentati, quelli gli hanno sparato, e lui ha proprio alzato il braccio per benedire i ragazzi, e il proiettile è andato giù sotto l'ascella, lo hanno provato ad avvelenare, gli hanno fatto vedere i cotte di crude, gli hanno messo il Papa contro, ma alla fine Don Bosco ha resistito, ce l'ha fatta, perché la Madonna lo guidava, e lui ha capito che quando a 9 anni Gesù gli ha detto ti do mia madre, avrebbe avuto la garanzia di farcela. Ed allora anche noi del piccolo resto, mentre siamo al terzo giorno della novena della schiavitù d'amore e ci prepariamo a questa consacrazione da rinnovare o da fare per la prima volta il 31 maggio, anche vogliamo prepararci nella preghiera a questa grazia dell'adorazione eucaristica notturna, che a partire, se Dio vorrà, e non escludiamo purtroppo i soliti problemi, e a partire dal 31 maggio ogni notte dalle 24 circa, 23:30 alle 7 del mattino sarà lì, e chiunque, ho detto che si possono fare i turni e di chiamare in segreteria per assicurarsi durante la settimana un'ora notturna. Siamo così tanti che tutto lo spazio verrà coperto, e non è poco. Pregheremo per Papa Benedetto, pregheremo per il grande prelato, pregheremo per la conversione dei peccatori, pregheremo per il trionfo del cuore immacolato di Maria, pregheremo per Don Minutella, pregheremo per Don Minutella, perché questo forse ogni tanto conviene dirlo, non si sa mai, pregheremo per tutti i sacerdoti, per la salvezza delle anime. Sarà una preghiera potente. Io ho sentito nel mio cuore, con le locuzioni interiori, che il cielo è contento di questo passaggio, ma anni fa la Madonna aveva chiesto questo, finalmente sta arrivando, coi tempi di Dio. Mentre costruivamo la chiesa, una locuzione, Gesù ha detto: questa cappella sarà centro di radiazione eucaristica permanente. Ho chiesto nel mio cuore negli anni questa cosa, qui è arrivato, 31 maggio 2021, l'adorazione eucaristica notturna intanto, ecco, e poi tutto il giorno sta esposto il Santissimo. In realtà ringraziamo la Madonna di questo, e come Don Bosco amiamo la Madonna Ausiliatrice. Lei, il titolo significa colei che aiuta, Auxilium Christianorum, il titolo di San Pio V, e con la corona in mano mettiamoci sotto il suo scettro, sotto il suo impero, e chiediamole di andare avanti in questo tempo di prova, dove ormai le coalizioni sono sempre più ben dettagliate. E oggi ho letto un'intervista a Monsignor Viganò, parla con proprietà di linguaggio impareggiabile. Io mi sento un chierichetto dinanzi alle sue competenze, ha molte informazioni che io non potrei mai avere, ha un quadro d'insieme assolutamente da condividere su tutto ciò che dice. Peccato che non riconosca Papa Benedetto XVI come il vero Papa, e addirittura gli vada contro, e lì i sospetti vengono naturalmente. E galoppare sul problema del Great Reset, del Deep State, della Deep Church e tutte quelle cose lì, e poi non riconoscere la matrice dei problemi, che è l'usurpatore del trono di Pietro, fino anche a oggi l'ha chiamato il Papa, capito? Nell'intervista rilasciata a un... perché tutti lo intervistano, naturalmente. Don Minutella non esiste, voi non esistete, noi non esistiamo, Monsignor Viganò viene intervistato da chi che sia. E c'è la fazione bergogliana, c'è la fazione viganiana, diventa sempre più difficile, diventa sempre più impegnativo. Noi siamo fanatici, noi siamo settari, Don Minutella è un idiota, non è competente, non sa parlare, non c'ha le due lauree, non servono, nel mio caso non servono, sono ignorante, capito, elenco naturalmente lo sapete, un pagliaccio, ecco, io sono il pagliaccio del cattolicesimo attuale, sono il pagliaccio del cattolicesimo, ma io offro volentieri queste umiliazioni, le accolgo con amore, senza portare odio, le accolgo, le faccio mie ai piedi della croce, le offro a Gesù, per mezzo della mia solenne regina e madre, la Domina Maria, e attendo che arrivino i tempi nei quali, speriamo non lontano, il Papa, magari il grande prelato, consacrerà la Russia, perché su questo Viganò incredibilmente ha ragione, ma lo vuol fare lui però. Ma come può farlo lui? Qualcuno gli ha scritto: è il grande prelato, ma io non ho problemi se è lui, la questione è un'altra.
Non può esserlo se non riconosce Papa Benedetto come Papa. È successore di chi? Di Pio XII? Eccolo lì Pio XIII. Quando io ho fatto la battuta non è che l'ho fatta così, ha tutto sempre un significato, perché lui dirà chiaramente che la Chiesa si è fermata a Pio XII. Allora non può essere il grande prelato è successore del Papa, non di Pio XII, il Papa regnante che è Benedetto XVI. Ecco, e vorrei dire, concludo, che diceva lui, perché tutto quello, su questo sono d'accordo con lui, lui dice, tutti i problemi che stiamo avendo, la massoneria si è alleata col comunismo, lui dice il vaccino, dice che la pandemia non esiste, che non è vero che c'è questo virus che letale, esiste questa forma di influenza aggressiva, ma fanno conteggiare i morti di tumore, i morti per malattie gravi, e poi scrivono che sono morti di, sono parole sue, di Covid, e li inceneriscono senza permesso dei familiari, non glieli fanno vedere perché deve essere registrato che sono morti di Covid, e così i numeri aumentano. In realtà la gente muore di tante altre cose, ma come sembra non muore più nessuno d'altro. Avete notato? Non si muore più di infarto, non si muore più di diabete, non si muore più di tumore, e scrivono sempre che tutti muoiono per il Covid. Te hai che sbatti il piede e ti esce sangue, vai al cimitero, cioè, vai, beh, insomma, vai all'ospedale e ti dicono ha sbattuto il piede, ce l'ha gonfio, vediamo se è il Covid. Capito? Ormai è un'ossessione. Quindi su questo non sbaglia Viganò, non sbaglia neanche nel dire che accade perché non è stata fatta la consacrazione della Russia al cuore immacolato di Maria, perciò siamo in presenza. Su questo siamo, penso, no? Siamo tutti d'accordo su quest'ultimo aspetto. Il problema è chi deve farlo, perché certamente Benedetto XVI verosimilmente non lo farà. Bergoglio non è il Papa, lo farà Viganò. Viganò comincia a esibirsi come il candidato illustre, e quello potrà essere veramente un'opera diabolica, se ci vuole, che il diavolo si traveste da angelo di luce ed è camuffatore, non so se mi capite. Tutti crederanno che la Russia è consacrata e Satana avrà ottenuto la vittoria. Di fatto non è stata consacrata, perché? Perché gliela deve consacrare chi? Il Papa, e il Papa è il successore di Benedetto, non di Pio XII, che la Madonna ci aiuti più che ora, ora più che mai, a tenere gli occhi aperti, figlioli cari, perché qui ci vuole la sapienza per combattere bene, e la Madonna è con noi certamente per aiutarci, per rimanere in unione con Papa Benedetto e per attendere dopo la morte di Papa Benedetto XVI il suo successore, non il successore di Pio XII, che casomai è predecessore di Benedetto XVI nella catena ininterrotta dei successori di Pietro. Tutto questo è chiaro, che la Madonna ci aiuti a sostenere il peso e a resistere a oltranza. Laudetur Jesus Christus. Amen.